Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo tutorial. Questo sarà sempre su Photoshop e vi farò vedere come sostituire uno sfondo. Diciamo che in precedenza, nei miei tutorial precedenti, io già ve l'ho fatto vedere, però questo sarà un tutorial dedicato proprio a come cambiare uno sfondo. Apriamo Photoshop, apriamo le due foto, la foto dove noi andremo a inserire lo sfondo e la foto di sfondo che vogliamo inserire. Questa è la foto che io andrò a cancellarci lo sfondo, questo sarà lo sfondo che andrò a inserire. Andiamo a prendere la foto. Che facciamo? Sblocchiamo il nostro livello, clicchiamo due volte e diamo ok. Aggiungiamo una maschera di livello. Come vi ho spiegato nei tutorial precedenti, dobbiamo scegliere un pennello che ci aiuti a cancellare lo sfondo. Il nero cancella, come vedete, questa è la maschera di livello. Qui aumento l'opacità che la metto al 100%. Qui posso ingrandirmi il pennello e cancello quello che non mi serve. La maschera di livello serve a cancellare lo sfondo, però lo abbiamo sempre sotto. Se io vado a cancellare questo livello, questo qui che ho creato adesso, ritorna tutto come prima. Ci serve giusto a non cancellarlo definitivamente lo sfondo. Ci cancelliamo meglio queste parti. Ecco, vedete, io ho cancellato un po' di testa, quindi diminuisco il pennello, metto il quadrato bianco sopra e la testa la vado a mettere di nuovo. Intanto abbiamo cancellato una parte di foto in modo che possiamo vedere cosa mettere della nostra foto che andiamo a inserire. Vado sul livello della foto, la foto, e clicco con il tasto destro sopra lo sfondo, duplica livello e lo inserisco in DF che è la foto che sto usando. Mettiamo lo sfondo sotto e questo livello di sfondo che ho inserito lo vado a riflettere, quindi vado su modifica, trasforma, rifletti in orizzontale in modo che la foto si vede in questo modo. Quindi io ritorno sulla mia foto iniziale e inizio e continuo a cancellare in modo che faccio uscire lo sfondo di sotto. Con la lente di ingrandimento mi vado a ingrandire le parti della foto, mi diminuisco il pennello in modo che posso cancellare miglior modo. Ritorniamo a mettere il bianco e rimettiamo i capelli che mi ha cancellato. Continuo, diminuisco di nuovo sempre di più il pennello per andare a cancellare qui nelle parti più sottili. Ok, ora la foto che noi abbiamo inserito dobbiamo crearla in modo che sia adatta, quindi in questo caso che vada ingrandita. Ok, una volta inserito il nostro sfondo su questa foto andiamo a ritoccare i colori della foto che vadano a corrispondere con quelli della foto di sfondo. Quindi io vado su regolazioni, luminosità e contrasto, gli do più luminosità e meno contrasto in modo che la foto non si veda che è messa sopra. Gli diamo ok, andiamo a modificarci un po' di vividezza, gli togliamo un po' di colore.
mettiamo un po' di giallo, vedete? Visto che la foto c'è il tramonto. Qui, e andiamo ad aggiungere un po' di ombra, visto che questa foto ha molta ombra. Ombra e luci, vedete? Ecco, il tutorial è finito. Questo tutorial è stato semplicissimo per quelle persone che vogliono cambiare lo sfondo e volevano usare il metodo più semplice. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi!